Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi faccio questo video veloce, durata 3-4 minuti neanche, su questo bellissimo gioco Super Meat Boy, perché non avevo a disposizione altri giochi su questo piccolissimo netbook, perché non sono a casa mia, però questo non è il problema principale, so solo che non ci sarà ancora per un po' di tempo, però volevo comunque fare qualcosa insieme a voi, un video così proprio per dire ci sono. E ho deciso di farlo su questo gioco, proprio anche perché è dovuta al fatto che non c'era tanta scelta. Però devo dire che ho iniziato da poco su questo gioco, però mi sta prendendo molto. È proprio fatto bene e soprattutto molto molto dinamico. E devo dire che se riesco farò un let's play, una piccola serie su questo gioco, soprattutto sulla seconda parte che ho appena iniziato. L'ospedale e quella dopo, che sono molto molto difficili, e quindi cercherò di farle su YouTube. Vi consiglio vivamente di acquistare il gioco, lo potete acquistare su Steam a no, 13,99€ e a 5,99€ prendete il soundtrack. Per chi è un amante della musica, alcuni pezzi che ci sono su questo gioco li potete anche trovare su Rock Band o Garage Band, non ricordo. Quel gioco famoso con la chitarra oltre al Guitar Hero. Che altro dire? Qua sto facendo i livelli iniziali, li vedete, non sono tanto difficili, però devo dire che è molto molto bello questo gioco. Vabbè, bando alle ciance sul gioco, volevo anche dirvi il motivo del perché non stiamo facendo video. L'avete visto, abbiamo pubblicato un bollettino qualche giorno fa. Il problema è dovuto soprattutto a me e anche agli altri miei compagni del team Gamer Legacy, perché è dovuto anche alla scuola, che in questo periodo comunque ci sta prendendo molto. Io non è dovuto alla scuola, non ho voglia di parlare del motivo, comunque vabbè, potete immaginarlo anche dal bollettino. Sono riuscito a fare questo video per puro miracolo perché ho avuto la possibilità di utilizzare questo netbook e sono appunto riuscito a registrare qualche pezzo con Fraps e gliel'ho buttato sopra Premiere e boh, fatto, ho aggiunto l'intro e diciamo che forse non credo di aver sbagliato niente con i render e tutto perché sono abituato con il fisso che ha già tutto preimpostato. Qua ho dovuto rimpostare un po' di robe, però devo dire che per essere un netbook va alla stragrande. E vabbè, non pubblicizziamo computer, poi mi bloccano pure il video perché ho pubblicizzato un netbook. E che altro dire? Vi lascio al prossimo video che spero sarà breve. Sono riuscito anche a fare un video per TGN Italia, sempre oggi. Dovranno forse pubblicarlo. Se non vi siete ancora iscritti a TGN Italia, fatelo. Il link lo metto nel video. E vi lascio al prossimo video, alla prossima serie. Saluto in questo video anche tutti gli altri che adesso non ho potuto contattare, membri dello staff di Gamer Legacy. Un saluto a tutti. Ciao e al prossimo video.